Partiranno il 2 novembre i tre bandi della Regione Abruzzo per le aree interne e borghi montani. Complessivamente sono stati stanziati 4 milioni e 800 mila euro, divisi in due per le Green Communities, 1,175 milioni di euro per le energie rinnovabili e 500 per il digitale, con particolare riguardo all'istruzione. A questi si aggiungono anche i fondi stanziati in precedenza per la natalità e la residenzialità. Un nuovo incentivo a favore della montagna, è un'iniziativa che è conseguenziale alle altre che abbiamo fatto a favore della montagna, che sono quelle a favore della natalità e della residenzialità, ovvero per chi nasce nelle zone montane o per chi cambia residenza e si trasferisce in uno dei paesi montani, che già praticamente abbiamo degli avvisi in essere. Questi sono tre avvisi che le domande possono essere inoltrate a partire dal 2 novembre e sono tre forme di intervento. La prima è sulla Green Community, sicuramente molto importante perché va a valorizzare i piani energetici e ambientali che sviluppano il turismo sostenibile, quindi tutto ciò che riqualifica dei sentieri, i rifugi, anche i piazzoli di sosta per ricariche di mobilità sostenibile, quindi tutta una serie di iniziative per riqualificare il territorio con interventi a basso impatto ambientale. Abbiamo una montagna bellissima in Abruzzo, la vogliamo valorizzare, sono fondi rilevanti, le domande le possono inoltrare i singoli comuni, ma anche in forma associata, ovvero le unioni dei comuni, quindi una dote finanziaria importante. Speriamo che la burocrazia non rallenti l'elargizione di questi soldi, perché a volte la burocrazia è un ostacolo, ma faremo di tutto per snellire le procedure e far sì che questi soldi possano arrivare al più presto.